Quest'anno la regione è stata impeccabile sull'organizzazione dell'evento. Beh, impeccabile, direi che tutto può essere migliorabile. Innanzitutto ci abbiamo messo tutto l'impegno e di questo va ringraziato tutto lo staff. L'ARSAC che ci ha fornito, Michelangelo Bruno Grosso, il responsabile dello stand per quanto riguarda l'ARSAC, Gennaro Convertini, il responsabile per quanto riguarda gli eventi. Devo dire che l'abnegazione, il lavoro di tutti, sia diciamo, dal primo all'ultimo funzionario, dal direttore generale a chi ha portato materialmente i vini, in questo hanno avuto tutti la stessa importanza, un'importanza che ha fatto bene alla nostra regione e lavoriamo per rendere e siamo orgogliosi di lavorare per questa regione. L'enogastronomia può effettivamente fare turismo anche, anche in Calabria? L'enogastronomia è un asset di un paniere diciamo, particolare che trova in tutta la sua estensione della nostra regione delle particolarità. Queste particolarità sono particolarità che devono essere assolutamente fatte conoscere e dopo essere fatte conoscere anche fatte visitare. E credo che uno diciamo, degli elementi, lanciamo un'altra idea, noi parteciperemo sia al Tutto Food con 80 aziende, ma parteciperemo anche al Fancy Food. Il mercato americano per noi è un mercato importantissimo, non solo praticamente per la produzione e l'esportazione, quanto per il turismo di ritorno. Noi abbiamo grandi richieste diciamo, a livello turistico anche dei nostri connazionali di seconda e di terza generazione, nostri corregionali di seconda e di terza generazione che vogliono visitare i luoghi dei padri. Questo potrebbe essere un elemento di conoscenza indotta e a questo potremmo legare anche un aspetto economico molto, molto importante.